un aspetto, diciamo, di novità che è stato nuovamente istituito il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico Castelvetrano, Campobello, Cave di Cusa e Pantelleria, che era da anni inopinatamente commissariato. Quindi questo è un patto nuovo. Oggi, per esempio, si è insediato per la prima volta dopo tanti anni. Il sindaco di Castelvetrano, e così come quello di Campobello, che ne fanno parte di diritto, soltanto adesso, io personalmente, che sono da 4 anni e mezzo sindaco, oggi è il primo giorno diciamo, di partecipazione ad un comitato tecnico-scientifico che invece ha un'importanza straordinaria per poter, diciamo, coinvolgere il territorio e quindi la rappresentanza più alta dei territori. In questo caso parlo di Campobello, Castelvetrano e Pantelleria, che ospitano questi siti archeologici nelle attività del parco stesso, che è il principale attrattore turistico della Sicilia occidentale. Quindi un coinvolgimento che non può dare che frutti buoni, non può dare, diciamo, che novità, ed aiutare in un percorso che veda incrementarsi sempre di più i visitatori del parco, e quindi vedere incrementate quelle presenze turistiche e quell'economia turistica a cui tutti noi auspichiamo si possa addivenire.